Allora, il Presidente della Repubblica Duda non ha firmato il disegno di legge che minerebbe la libertà di assemblea, vietando le manifestazioni che si svolgono contemporaneamente a quelle promosse da Stato e Chiesa. Ed è la prima volta che ciò avviene durante il suo mandato. Fino ad oggi Duda, che è vicino al partito di governo di Diritto e Giustizia, non aveva mai fermato le leggi approvate dal Parlamento, quindi Duda è un segno forte da parte sua e ha deciso di non ratificare per ora questa legge apponendo la sua firma, ma di rimandarla invece dinanzi alla Corte Costituzionale, accogliendo da una parte quello che era la spinta delle organizzazioni non governative, ma sollevando lui stesso anche dei dubbi su questo disegno di legge, tanto che in una nota ha affermato che la libertà di assemblea è un elemento essenziale per la democrazia, un prerequisito per l'applicazione dei diritti umani e delle libertà nella vita pubblica. Sull'altro invece disegno di legge, gli ultimi, ecco, che hanno, tra gli ultimi che hanno chiuso il 2016, vi sono appunto le regole per l'accesso dei giornalisti al Parlamento. Il presidente del Senato, Karczewski, ha dichiarato che presenterà proprio in questi giorni delle modifiche al piano originale che appunto limitava l'accesso alle aule del Parlamento solo a 5 selezionate emittenti. Ed è stato proprio questo disegno che ha dato il via a una protesta dentro e fuori le aule parlamentari, una protesta, una crisi che non pare sedarsi. Quindi in questi giorni si presenteranno queste modifiche e anche ad oggi ci sarà un incontro proprio con le opposizioni per evitare che queste proteste, le crisi, questa crisi si possa trasformare in uno stallo pericoloso per il Parlamento e per la politica in generale della Polonia. Ricordiamo infatti che proprio su questo punto si è verificato un altro, possiamo dire, episodio abbastanza grave durante le discussioni proprio su queste nuove regole d'accesso per i giornalisti al Parlamento. Le opposizioni, protestando contro queste regole, hanno occupato il podio del Sejm, della Camera Bassa, e a quel punto il presidente della Camera ha deciso di spostare il dibattito e poi il voto sul budget del 2017 in un'aula secondaria, vietando l'ingresso ai giornalisti, e l'opposizione non ha partecipato durante quel voto. Quindi questa modalità ha sollevato dei dubbi sulla legalità del voto stesso, e ora è al vaglio della polizia anche un video in cui effettivamente si vede quanti abbiano partecipato della maggioranza al voto e se è stato raggiunto il quorum. Proprio in questi giorni, diciamo, questo punto molto controverso sarà, si spera, risolto. Allora, diciamo che per costruire un quadro dettagliato sulla situazione politica in Polonia, anche se sinteticamente bisogna partire da quello che per me è stato l'episodio e continua a essere il punto più grave e doloroso della crisi in Polonia, ed è proprio la crisi costituzionale, cioè l'insieme di misure che hanno imbrigliato la Corte, limitandone le funzioni e cambiandone la stessa fisionomia. E questo è stato il casus belli tra il Paese e l'Unione Europea, però vi sono anche altre disposizioni che hanno impensierito la Commissione e altri osservatori internazionali. Innanzitutto una legge approvata alla fine del 2015, secondo cui i dirigenti della radio e della televisione polacca devono essere nominati e rimossi dal ministro del tesoro. E questo sarebbe un modo per trasformare le emittenti in uno strumento di propaganda, perché le si agganciano in maniera diretta e palese al governo. Poi vi sono anche la legge sulla sicurezza, i piani antiterrorismo, che a suo tempo erano stati giustificati per i tempi, la minaccia terroristica, però in realtà questi piani hanno facilitato
l'accesso della polizia al traffico telefonico, alle fonti web, alla localizzazione satellitare senza alcun permesso e mandato giudiziario. Tutte misure che mettono a rischio la privacy dei cittadini stessi. Pensiamo poi anche alla sospensione del local border traffic con Kaliningrad, che doveva essere anch'essa una misura provvisoria dettata da circostanze particolari, quali il summit NATO, la giornata mondiale della gioventù. E poi non possiamo non ricordare la protesta che ha più mosso gli animi in Europa, la proposta di vietare l'aborto e che ha dato vita poi alla Charney Protest, la protesta nera, non solo in Polonia ma anche in alcune città europee. E questo è stato l'unico caso in cui il governo ha fatto un passo indietro perché le donne così sono imposte in maniera molto, molto forte. Da questo ovviamente questo quadro si evince un percorso illiberale preoccupante, liberticida, però bisogna anche dire che non è stata tanto l'urbanizzazione a essere osannata, sbandierata durante la campagna elettorale. È vero che Kaczynski non ha mai nascosto la sua stima nei confronti del premier ungherese, ma quello che è stato invece promosso durante la campagna è stato il piano di riforme sociali, un vero e proprio asso nella manica per diritto e giustizia in un paese in cui la crescita economica non ha coinciso con un uguale benessere per tutti. Ed ecco che sono state anche varate in questo anno delle riforme sociali importanti, come esempio il programma Home Plus per garantire delle case a basso costo a tutti i polacchi. Per ora si tratta soltanto di un progetto pilota, quindi non è esteso su tutto il paese. Poi pensiamo anche al sussidio per le famiglie di 500 zloty per tutte le famiglie che hanno due o più figli, le medicine gratis per gli anziani, l'abbassamento dell'età pensionabile, tutte leggi che, senza entrare nel merito della loro efficacia e sostenibilità economica, incontrano però il favore delle fasce deboli, stanche di anni di governo di piattaforma civica, colpevole di non essersi mai occupato di ridistribuzione, convinto che il libero mercato avrebbe poi sistemato tutti i problemi del paese e creato una prosperità diffusa. Sul paragone invece con l'Ungheria ci sono delle somiglianze, senz'altro, l'euroscetticismo, il conservatorismo, il populismo, però ci sono anche delle differenze. A differenza dell'Ungheria, in Polonia la Costituzione ancora non è stata modificata, non c'è una forza politica di destra come Jobbik e soprattutto diritto e giustizia, e questo non è un elemento da sottovalutare, non gode del supporto del Partito Popolare Europeo. Quindi possiamo dire che ci sono delle serie minacce allo Stato di diritto, questo senz'altro, la crisi costituzionale ne dimostra, anche come sono recenti i rapporti con l'Unione Europea, però non siamo sullo stesso piano, ancora non lo siamo, e per quel che può valere, con l'Ungheria non si è giunti allo stesso punto della Polonia, mentre nel caso polacco si discute se applicare o meno l'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea. Tutto si è mosso, la diatriba, il confronto con l'Unione Europea dentro i binari della Rule of Law Mechanism con l'Ungheria, anche perché poi in realtà questo meccanismo è stato approvato soltanto nel 2014, non si è arrivati a un confronto del genere. Un modo sarebbe senz'altro di seguire le raccomandazioni, ecco, però il governo polacco ha palesemente detto già a novembre, quando scadeva il termine dei 3 mesi stabiliti per ottemperare alle raccomandazioni della Commissione, ha detto che non avrebbe cambiato nulla, ecco, non sarebbe sottostato a queste disposizioni. L'Unione Europea a quel punto avrebbe dovuto applicare l'articolo 7 del TUE una volta esauriti tutti i meccanismi della Rule of Law Mechanism, ma in realtà ha dato altri 2 mesi di tempo al governo polacco per poter seguire le disposizioni dell'istituzione europea. Difficilmente lo farà, nel senso quello che non è stato fatto negli scorsi mesi non sarà sicuramente fatto ora. Nelle raccomandazioni rinnovate a metà dicembre, l'Unione Europea ha richiesto di
non eleggere il nuovo presidente della Corte Costituzionale, perché il mandato di Czaplinski è scaduto a metà dicembre. La Commissione europea ha chiesto espressamente di non eleggere un sostituto prima che le disposizioni, le raccomandazioni vengano applicate e quindi applicate anche le sentenze della Corte Costituzionale oggi disattese. Il Presidente della Repubblica Duda ha nominato un nuovo Presidente della Corte Costituzionale, una donna, la prima a ricoprire un incarico del genere, e quindi già da questo vediamo la mancanza di volontà da parte del governo di seguire ciò che dice l'Unione Europea. Kaczynski stesso, che formalmente è solo un membro del Parlamento, ma in realtà è il tessitore, colui che sta dietro le quinte del partito e decide cosa fare, ha detto che il confronto con l'Unione Europea e le decisioni dell'organismo stesso sono una commedia. Se da parte polacca ecco, non c'è alcuna volontà di fare un passo indietro, un modo per raggiungere gli obiettivi europei potrebbe essere quello di bloccare i fondi destinati alla Polonia stessa, che è il beneficiario maggiore. E in questo modo, diciamo, si potrebbe ecco, far capire alla Polonia che non può soltanto prendere ciò che dall'Unione Europea viene dato, ma bisogna anche seguire determinati valori. Allora, il problema è che in realtà, nonostante ci siano queste proteste e malumori dentro e fuori i confini della Polonia, il Partito di Diritto e Giustizia non ha la sua forza, ecco, non viene meno nei sondaggi, rimane il primo partito col 35% del sostegno, seguito da Petru, poi quindi è il capo del Partito Moderno e solo dopo da Piattaforma Civica. Quindi diciamo che il paese è diviso, una parte si schiera a favore di diritto e giustizia, l'altra parte molto spesso scende in piazza nelle manifestazioni organizzate da COD, il Comitato per la Difesa della Democrazia, che è nato a novembre del 2015, all'indomani della bufera scoppiata attorno al Tribunale Costituzionale. Si tratta di un movimento di protesta civile che in pochi mesi è riuscito a organizzare massicce manifestazioni, portando migliaia di persone in piazza. L'intento del movimento, secondo quello che si legge nel manifesto, è quello di creare una società civile in Polonia. C'è da capire quanto ci sia di concreto in questi propositi per una vera e pratica lotta politica. Non bisogna poi dimenticare che in questi giorni Kijowski, che è il leader del movimento, è al centro di una bufera, di uno scandalo, perché ha transitato 20.000 euro di donazioni per COD nel suo conto, destinati alla propria azienda, il quale è titolare insieme alla moglie, pare per dei servizi informatici a favore del movimento stesso, però è una vicenda non poco chiara che sicuramente non fa bene né al movimento, ma neanche alla società civile che si è affidata a Code. Quindi ora anche le opposizioni, come ad esempio il Partito Moderno di Petru, Piattaforma Civica, che spesso hanno cavalcato l'onda positiva, del movimento, chiedono delle spiegazioni. No, direi di no, non è un'ipotesi immaginabile e remota. Lo è già l'uso dell'articolo 7, quindi una cacciata dall'Unione Europea sarebbe proprio, nel mio punto di vista, e comunque per come sono le cose ad oggi, impossibile. Per l'Unione Europea sarebbe una sconfitta irrecuperabile, cioè un po' un disastro politico e dell'allargamento europeo, perché la Polonia è tra i paesi del grande allargamento del 2004, un allargamento che ha significato il coronamento del ritorno all'Europa, che è stata la linea guida del suo percorso politico dopo la caduta del comunismo. Una Polonia che non è più periferia, che è ormai un membro pieno degli organismi dell'Unione. Wrocław è stata la capitale europea della cultura nel 2016, Tusk è il presidente del Consiglio europeo, tutti elementi che fanno vedere come la Polonia sia un membro a pieno titolo, perfettamente integrato, un membro sicuramente importante, forte anche per l'Eastern Partnership. Quindi non vedo, ecco,
motivi ragionevoli da parte dell'Unione Europea per fare un passo del genere, e non ce ne sono nemmeno da parte del governo polacco, perché Kaczynski gioca di forza ora con l'Unione Europea, ma non è uno stupido, andrebbe contro l'interesse del suo stesso Stato, perché sa quanto la Polonia riceve dall'Unione Europea, e parlare di milioni, cioè miliardi di euro ricevuti in anni, ecco, non sono poca cosa, e sicuramente non si può, ecco, fare un passo indietro che comporti una perdita economica di questo tipo.